Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e vi presento LG Optimus F5, smartphone dedicato alla componente LTE che arriverà, che è già presente in Italia ma si diffonderà presto in altre regioni e in altre città oltre alle più grandi metropoli italiane. L'F5 si pone proprio questo obiettivo, quello di andare ad aggredire una fascia di mercato di fascia media ma con un device già abilitato all'LTE. Ci troviamo di fronte a uno smartphone piuttosto classico negli standard di LG come forme, ovvero con una forma rettangolare con dei bordi e degli angoli leggermente smussati, un display IPS da 4.3 pollici. Tra l'altro ci tengo a precisare che LG presenterà d'ora in avanti per un periodo solo display IPS. Comunque display IPS molto bello, abbiamo questa animazione della nuova interfaccia di LG, batteria da 2150 mAh. Andiamo un attimo a vedere le caratteristiche. Se riusciamo a connetterci, prima ci eravamo riusciti, alla rete, proviamo un attimo, purtroppo adesso non riusciamo, però la velocità di questo telefono sotto rete LTE, come tutti gli altri fratelli LTE che ci sono qua in fiera, è assolutamente eccezionale. Interfaccia molto fluida, ci ha stupito da questo punto di vista l'F5, veramente è un piacere navigare nella sua interfaccia. Vi faccio vedere un attimo la tastiera. Tastiera veloce, sensibile, ma forse un po' stretta. Non è la prima volta che provo a scrivere un messaggio ed è già un po' di volte che sbaglio qualche lettera. Questa è l'interfaccia classica che abbiamo imparato a vedere di LG per la fotocamera. Questo veloce fa buone foto, fa veramente buone foto. Unica cosa, unica grande pecca che sinceramente non ci sappiamo spiegare, non è presente il LED, il flash LED. Parte sinistra del device quasi completamente pulita, troviamo solo il bilanciere del volume in tinta seconda, nero bianco secondo il colore del telefono, connettore micro USB e microfono, tasto nella parte destra, tasto di accensione e blocco sblocco, parte alta microfono per togliere i rumori esterni alla chiamata e jack, connettore jack da 3,5. Parte posteriore troviamo questa griglia, questa cover in plastica lucida, ben fatta, niente di eccezionale, però con questa particolare trama a rombi che lo rende un po' più particolare. L'F5 dovrebbe arrivare, solo l'F5 perché l'F7 non arriverà, arrivare in Italia entro il primo semestre dell'anno, un prezzo non ancora ufficiale tra i 300 e massimo 500 euro, speriamo che il prezzo sia tarato verso il basso.